Siamo venuti a trovare i fratellini di Brooklyn, perché Brooklyn è stato adottato. Lui era difficile, un cucciolo difficile, e in un paio di giorni è diventato un angioletto. A questi piccolini non ho potuto offrire un'opportunità e mi dispiace tanto. Guardate, anche loro tanto spaventati che tendono a scappare. Lui è So, uguale a Brooklyn, e lui è Manhattan. Il faccino è uguale, ma il pelo è più corto. Guardateli, poverini, quanti mesi avranno adesso? Vediamo i denti, non avere paura, fammi vedere. Sì, hanno già 4 mesi e mezzo abbondanti, forse 5, quindi significa, guardate, sono piccolini, peseranno 8 kg, che questi qua rimangono piccini. Manhattan, piccino, tutto triste e spaventato. Guardate, è rigido. Non si fida di me. Lo sai che ho tenuto il fratellino Brooklyn a casa ed è stato adottato? Come devo fare? Devo tenere anche voi. Ma adesso ho già un altro cane, Mickey. E So? Possibile? Gli spinoncini piacciono tanto? E questo cucciolo bellissimo? Nemmeno una richiesta di adozione? Possibile che non ci sia nessuno che ha fatto un pensierino su Brooklyn e adesso che sa che è stato adottato non ripiega su di lui, che è uguale, solo un pochino più fulvo? Bello piccolo, guardate quanto è diffidente. No, bello. Bisogno di affetto, di protezione. Si nascondono. Stanno facendo grandi questi piccoli. Insomma, quando devono socializzare? Chiamate per loro. Stanno sempre qui dentro. Non gli va nemmeno di uscire all'aperto perché non ne hanno proprio lo stimolo. Stanno andando in depressione questi cuccioli. Guardate. Adottateli. Ciao So. Ciao Manhattan. Speriamo bene.